Troviamo qui oggi in occasione del 90° compleanno dei Pellegrinaggi Paolini. Abbiamo l'opportunità di avere Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Bertello, Presidente del Governatorato della Città del Vaticano. Buongiorno. Sua Eminenza, ci vuole raccontare la sua esperienza nel personale come assistente dei Pellegrinaggi Paolini? Sì, devo andare un po' indietro negli anni, perché mentre eravamo in sala, guardandomi attorno e calcolando, dicevo, ahimè, sono tra i più anziani che ci sono qui, tra i collaboratori dei Pellegrinaggi Paolini, perché per un motivo molto semplice, all'inizio del mio sacerdozio, io sono stato ordinato sacerdote nel 1966, mi offrirono la possibilità di fare un viaggio a Lourdes. Il direttore del treno, allora era il treno, era Don Domenico Senna, il quale mi chiese se volevo mettermi a disposizione della gente per le confessioni. Lo feci. Al termine di quel pellegrinaggio il signor Slatri mi offrì la possibilità di continuare a collaborare con i pellegrinaggi, e così, ecco, durante tutto il periodo poi degli studi a Roma ho passato l'estate andando a Lourdes e poi qualche viaggio fuori Lourdes, ma uno all'anno solo. Fatima, ho fatto Mariazell, così. Si percepisce nel suo parlare una stima ed un sincero affetto per questo organismo. Ci vuole spiegare il perché? Sì, veramente una stima per innanzitutto il loro carisma, come si dice adesso, questo dono che il Signore ha fatto al Cardinal Ferrari di creare, ecco, questo gruppo di giovani. Pensiamo, siamo ai primi anni del secolo scorso, il Concilio era ancora ben lontano, e quindi è questo tipo nuovo di apostolato che offre alla Chiesa. Questo mi pare una cosa molto importante, e poi perché è un apostolato fatto bene, fatto con competenza, fatto soprattutto con testimonianza, guardando prima le diverse facce, ecco, dalla tribuna, e conosco diversi, come ha visto, conosco diversi di questi accompagnatori, è gente di prima categoria, non solo professionale, ma dal punto di vista cristiano sono dei veri testimoni, dei veri apostoli, che non è che facciano la guida e poi si comportano in un altro modo. È gente che fa veramente il cristiano impegnato, mettendosi a servizio di questo apostolato.